Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi vi racconti preferiti dell'estate, anche in questo caso, perché sarebbero di giugno mixed con agosto, visto che non l'ho fatto il mese scorso perché non c'avevo tempo, non avevo cuore, eccetera, eccetera. Facciamo un po' una somma di tutto quello che ho ascoltato, visto, letto e che ho provato su di me, insomma. Quindi partiamo come sempre dalla musica, perché sapete che è un argomento al quale io dedico davvero tanto, tanto tempo e ne abbiamo da parlare, perché quest'estate sono uscite un sacco di cose bellissime. E quindi, come sempre, partiamo direttamente dal disco del mese, ovvero dai due dischi del mese, perché non sono del mese ma sono dell'estate, quindi è giusto uno e uno. Il primo album di cui vi parlo è uscito il 24 agosto ed è già uno dei miei dischi dell'anno. Sto parlando di Soldiers di Jane. Se non conoscete Jane, la conoscete consapevolmente, l'artista di questo pezzo. Che è appena uscito con il nuovo disco che si chiama Soldier, che è un disco pazzesco! Le influenze di Jane sono infinite e è riuscita a fondere tutta l'esperienza del mondo R&B, black, hip hop francese e a condensarle anche di tante sfumature che richiamano invece alle sue origini. E quando penso a questo disco, penso esattamente all'immagine di un carnevale in mezzo al quale inizia una rivolta. Non so, è un'immagine pazzesca, me ne rendo conto, però è esattamente quello che la musica di Jane è ricca, è piena di sfumature, ha dei momenti molto profondi, perché è un disco che parla assolutamente di diversità, di complessità, delle difficoltà dell'essere diversi, ma anche dell'essere molto orgogliosi di questa diversità, perché arricchisce e arricchisce soprattutto la sua musica, il suo tappeto sonoro, le sue influenze. Ci sono delle sonorità arabe legate al mondo arabo, ci sono delle sonorità tipiche della French Connection, ci sono delle sonorità invece tipiche del mondo hip hop francese, ma non solo, c'è questo basso sempre, sempre violento in tutti i pezzi. Io non so, amo, è un disco bellissimo. Lei è un'artista pazzesca. Io non vedo l'ora di andarla a vedere a dicembre a Milano e sono super, super contenta di questa nuova uscita. Per me è davvero un disco meraviglioso. Più che altro è un disco che sicuramente riprende tutti i trend di quest'anno, dell'anno scorso, ma li lega a delle sonorità che non ascolti in nessun altro artista, o che comunque mescolati così insieme in un modo così brillante, che alternano momenti molto ironici, molto leggeri, a cose più invece profonde, perché in fondo si chiama Soldier questo disco. Non lo fa nessuno, cioè è una cosa pazzesca. Lei è un'artista straordinaria. Io sono più che contenta di questa uscita. È sicuramente uno dei dischi dell'estate e spero che diventerà uno dei dischi dell'inverno e che girerà tantissimo perché è un'artista che merita molto. Invece, l'altro disco dell'estate, potremmo dire, è Freedom di Amen Dunes. Io non vedo l'ora, tra l'altro, di vederlo live il 22 settembre qua a Bologna al Covo, perché mi piace tantissimo, è la classica musica che io metto di sottofondo mentre lavoro, che però non è solo sottofondo, non so come dire. È uno di quegli artisti che secondo me si fanno apprezzare piano piano proprio perché è un po' la somma di tante altre cose che però solo lui riesce a rendere così. In fondo, quando sentivo, ascoltavo i suoi primi pezzi, mi ricordava tantissimo gli Echo and the Bunnymen, che sono una delle mie band preferite, e ha molto quel mood cupo, quel mood solitario, quel mood anche un po' ovattato nella sua musica. Però è come se gli Echo and the Bunnymen avessero incontrato Bright Eyes e col suo cantautorato un po' folk, e poi abbiano cercato di fare insieme i pezzi di Ty Segall.
tutto ciò non ha senso, soprattutto se non conoscete i riferimenti musicali che vi ho appena dato. È il risultato di questo disco, che è veramente molto bello, molto melodico, molto delicato, ma alterna proprio quello che è l'ambiente magari più vicino a Ticegal, ovvero lo shoegaze, ovvero qualcosa che non è perfetto dal punto di vista sonoro, non è così pulito, è bellissimo. Questo disco Freedom è veramente bello, è uno di quei dischi molto molto delicati, ma che sicuramente si distingue perché sono in pochissimi a fare lo stesso genere. Sono davvero curiosa anche di vedere dal vivo come renderà tutto questo e insomma. Passiamo invece ai singoli dell'estate, che sono quelli che sto ascoltando veramente a ripetizione. Il primo che mi ha stupita è R.E.M. di Ariana Grande. Devo dire che Sweetener non mi dispiace, ma di nuovo io ho un problema con Ariana Grande, nel senso che secondo me lei ha tutta un'estetica molto definita, una voce della Madonna, per l'amor del cielo, ma musicalmente non mi ha mai detto nulla di che, cioè mi sembra qualcosa che non riesco fino in fondo a capire. No Tears Left to Cry non mi era dispiaciuto, ma R.E.M. è un pezzo che sto ascoltando spessissimo perché davvero mi incanta, cioè mi ritrovo in stato vegetativo quando lo ascolto, mi rincoglionisce tantissimo ed è bellissimo perché ha questa cadenza, campanellini, la sua voce è molto delicata, non ha troppi gorgheggi un po' cioè nel senso nei limiti di quello che non gorgheggia Ariana Grande, perché ci sono pezzi in Sweetener dove lei ovviamente calca molto di più la mano. Questo invece è uno di quei pezzi che io metto di sottofondo, me lo ascolto, è proprio bello, poi lo rimetto, poi mi addormento. È molto carino, mi ha stupita. Il secondo disco invece è un artista che io nomino spesso nei preferiti perché secondo me tutto ciò che fa è bellissimo. Ve l'avevo già nominata nei preferiti di giugno o di maggio, non mi ricordo, perché era uscito un pezzo in collaborazione con gli Shushu e stiamo parlando di Mitski. Un pezzo che sto ascoltando davvero finché non mi viene il vomito è Two Slow Dancers. Io amo Mitski perché ha questa voce caldissima che riempie qualsiasi cosa, queste atmosfere molto cupe, solitarie, ma non depresse, semplicemente contemplative probabilmente, e non lo so, lei mi affascina, cioè potrebbe anche cantare Obladi Oblada, io l'amerei alla follia, perché come canta lei lo fa nessuno, proprio mi piace moltissimo, e questo pezzo è bellissimo, è caldo, poi riprendo un po' dei concetti che mi sono molto cari, ovvero il fatto di pensare cosa avremmo potuto fare se fossimo stati giovani, cosa avremmo cambiato, e quello che invece siamo ora e il fatto che non possiamo tornare indietro. Insomma, è un bel concetto, è un bel pezzo, molto in stile Mitski. Io spero di rivederla dal vivo prestissimo. Poi vi riprendo sempre da Soldier di Jane un altro pezzo che è proprio il mio preferito del disco, che è Dream. Ricorda Mia da un lato, anche se dal punto di vista sonoro, dal punto di vista musicale non è proprio simile, però proprio nel modo di scrivere frasi che alternano concetti molto impegnati a semplici ritornelli che con quattro parole ti dicono qualcosa che ti parla al cuore. È la potenza di Jane, il fatto che ti vuole far muovere da un lato, ma riesce anche a coccolarti e a buttarti in mezzo un po' nella sua realtà, e questa cosa è bellissima. E Dream è esattamente questo, è un pezzo molto più lento rispetto agli altri dell'album ed è esattamente un sogno, mi ricorda un po' tutte delle atmosfere morbide, insomma è bellissimo, è il mio pezzo preferito del disco finora, e insomma anche se tutto il resto è molto bello, questo è proprio il singolo preferito. Invece questo per colpa di Radio DJ, un pezzo che ho ascoltato tantissimo è quello che penso sia il soundtrack principale della Casa de Papel, che è un pezzo di Cecilia Krull che io però sto ascoltando in versione remix, credo, che è My Life is Going On, e mi rimane in testa perennemente, è una cosa pazzesca. Se lo sento in radio, perché io ho il lettore della CD della radio rotta e non ho il cavetto per collegarmi al cellulare, quindi ascolto tantissima radio, non che mi dispiaccia perché alla fine a me la radio piace molto, però se lo ascolto mentre sono in macchina passo tutto il resto del giorno con questo pezzo in testa, e questo è veramente criminale come atto, ed è un pezzo molto bello, mi piace il suono del remix perché mi ricorda un po' i Major Lazer, ma in chiave moderna, che è quello che fino ad ora
ho visto fare poco a tante band, perché c'è sempre la, quella che io chiamo la mossa Punjab, che tutti hanno sfoderato e messo nei loro pezzi dopo i Major Lazer. Questo invece riprende un po' quel concetto lì, ma lo trasforma e in un pezzo che è degli anni 70, perché credo che questo sia proprio un mega remix e una riedizione. Era un pezzo disco ed è stato riabilitato, rifatto, ripreso e mescolato. Sì, funziona, è bellissimo. Poi, visto che ad agosto non ho visto nessun concerto, questa cosa per me è inquietante perché non ho mai passato un mese della mia vita senza vedere concerti. Che brutta storia, che roba triste. Vi consiglio due playlist. Una è la playlist che trovate su Spotify, entrambe le trovate su Spotify, e giù vi metto ovviamente tutti i link per ascoltare tutto, eccetera, anche quello che vi ho raccontato prima. La prima è la playlist di To All the Boys I've Loved Before, ovvero la colonna sonora del film di Netflix ispirata al romanzo di Jenny Han. Vi metto anche il link del mio video dove ve lo racconto e ve ne parlo. E come dicevo già in quel video, cioè la colonna sonora a me piace tantissimo perché riprende tutto quell'indie pop legato però anche all'elettronica, degli M83, dei Naked and Famous, eccetera, tutto quello che viene dopo, eccetera, condensato in questa colonna sonora. Tutte cose molto fresche, un po' da aperitivello a Los Angeles, sapete, da quei drink tipo tutti stratificati e colorati, cioè non ha senso, è molto summer, è molto estiva, è giustissima, ci sono dei pezzi bellissimi. I miei preferiti sono ovviamente i Cloud Nothings, poi c'è, che amo, i Pains of Being Pure at Heart, ci sono i Tears for Fears, c'è Troye Sivan, insomma ci sono tante cose belle, io ve la consiglio, ve la mettete di sottofondo mentre vi state facendo la maschera per il viso, mentre state pensando a cose belle da fare nei prossimi mesi e come superare la crisi del ritorno dalle vacanze, insomma, ascoltatela. L'altra playlist invece è un suggerimento del mio amico Lorenzo, che per tutti è boh, perché dirlo Lorenzo mi fa veramente molto strano, ed è Tokyo Rising. È una playlist di Spotify che raccoglie tutte le nuove sonorità provenienti tutti dalla scena giapponese, che non hanno nulla a che fare col J-pop, col J-rock, eccetera, eccetera. Mostra come ci sia una scena ferventissima nell'ambiente indie, ma non solo, ci sono cose un po' più rock, ci sono cose invece un po' più pop, e mi ha stupito moltissimo perché io devo dire che fatico un po' nel capire cosa ci sia nei trend del pop orientale, cosa possa attirare. Questa playlist la sto consumando, la sto ascoltando di continuo, un sacco di pezzi che mi hanno aperto un mondo, e trovo super interessante come nel rielaborare magari influenze che vengono dall'Europa, dall'America, eccetera, abbiano comunque creato una loro dimensione, siano riuscite a ottenere dei prodotti assolutamente bellissimi, cioè io spero che tutti loro vengano in tour in Europa, vengano in tour in Italia per andarli a vedere, cioè ora sono una super fan di un sacco di band, artisti, eccetera, hanno delle voci bellissime, molto distanti da quello che è lo stereotipo magari della vocina giapponese che tutti abbiamo in mente grazie ai manga, cioè, ci sono cose calde, cose belle profonde, bellissima, quindi io ringrazio il mio amico per avermela suggerita e la suggerisco a voi, che secondo me è un ottimo spunto per ascoltare anche cose nuove che difficilmente magari capitano tra i suggeriti, capitano tra le cose che potete recuperare, quindi insomma questo è l'altro mio suggerimento musica. Passiamo invece all'area cinema e serie TV. Devo dire che ho guardato pochissime serie TV quest'estate e quindi niente, mi sono concentrata sul vedere un sacco di film. Ho veramente visto tantissimi film che mi sono piaciuti un sacco, sono un po' tornata alla mia adolescenza dove mi mangiavo film su film su film su film, e vi devo dire che ho recuperato un film in particolare che vi suggerisco. Io l'ho visto su Sky Go, c'è anche su Now TV, ma ovviamente penso lo troviate ovunque, che io non avevo visto e non riesco a capire bene perché. Comunque è Libere, Disobbedienti e Innamorate. Racconta l'ambiente underground di Tel Aviv e la vita di tre donne che sono
abbastanza lontane da quello che noi possiamo immaginare succeda a Tel Aviv, o quello che forse noi abbiamo in mente come stereotipo del Medio Oriente. Viviamo la vita di tre donne, Leila, Salma e Noor, e pur venendo da background culturali, religiosi molto diversi, si ritrovano a un certo punto a vivere insieme e seguiamo come le loro differenze siano problematiche inizialmente, ma come alla fine l'amicizia femminile e soprattutto il sostegno reciproco, con l'umanità che dimostrano l'una verso l'altra, sia qualcosa di incredibile. Seguiamo anche un ambiente totalmente inaspettato, anche la vita di queste tre donne parte da estremi, ci sono fatti anche molto pesanti, ve lo consiglio caldamente perché è un film bellissimo, proprio è molto interessante vedere questo rapporto tra le tre, l'evoluzione del loro rapporto eccetera. Vi faccio solo una segnalazione, ovvero state attenti perché il film tratta temi molto pesanti come anche lo stupro, come anche la violenza e il fanatismo religioso, quindi se sono delle aree in cui voi siete un po' sensibili, ricordatevi che qua ci sono, però è stato il recuperone assolutamente migliore degli ultimi mesi. L'altra cosa che ho adorato, perché davvero l'ho adorata, su Netflix è Dark Tourist, che è una serie, una docu-serie potremmo dire, un docu-reality, dove seguiamo questo fantomatico neozelandese che va a visitare tutti i luoghi più inquietanti del turismo nel mondo. Perché, insomma, tutta la sua indagine in questo docu-reality è quella di andare in posti dove i turisti vanno non perché vogliono rilassarsi al mare, eccetera, ma perché vogliono provare il brivido di un'esperienza altamente strana o comunque qualcosa che dia loro dei nuovi spunti nella loro vita. Infatti seguiamo il nostro Dark Tourist quando va a Fukushima, quando va in un lago pieno di radiazioni, lo troviamo in una delle zone più militarizzate del mondo, lo seguiamo mentre va in Messico in mezzo alle gang, lo seguiamo mentre va in dei posti assurdi ed è assolutamente inquietante, divertente, e la cosa che mi fa riderissimo, la cosa geniale di tutta questa produzione Netflix, l'ho trovato ovviamente in catalogo, è che David Farrier, ovvero il giornalista che segue tutta questa indagine, sembra totalmente fuori luogo in ogni punto in cui va ed è bellissimo, è veramente divertentissimo, e quindi io ve lo consiglio anche perché davvero andate a vedere posti o esperienze, perché a volte sono esperienze, non solo luoghi. Non ha, qualsiasi persona sana di mente non avrebbe mai il coraggio di visitare o comunque non metterebbe mai piede in queste zone, eppure è un viaggio veramente inaspettato e divertente. Quindi se non l'avete fatto vi consiglio Dark Tourist da vedere su Netflix. Passo invece alla categoria libri, ovviamente. I libri di quest'estate per me sono due. Il primo è il libro del quale vi ho fatto la recensione, che trovate qua giù, per un Feminist Friday. Sto parlando di Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Reni Eddo-Lodge, perché è stato illuminante, è stata veramente una lettura estremamente interessante, e se volete sapere tutto quello di cui parla o approfondire un po' le tematiche eccetera, vi rimando al video dove ne parlo per bene. L'altro libro ovviamente dell'estate non poteva che essere Bright We Burn di Kirsten White, che è l'ultimo capitolo, quello conclusivo della serie di And I Darken, che è una delle mie serie preferite, amo alla follia. Vi rimando al wrap-up uscito la settimana scorsa, dove ve ne parlo. C'è un problemino, ma comunque un grande finale, è comunque un dignitosissimo finale. Io lo attendevo come si attende il ritorno di un soldato dal fronte quando sei la moglie lasciata a casa con 50 figli e non hai la babysitter. Comunque, io sono estremamente innamorata di questo libro, questa serie. Nel wrap-up dell'estate ve ne parlo nello specifico e vi linko giù la puntata. Passiamo invece alle esperienze, cose varie ed eventuali. Io vi segnalo che ci sono stata ad agosto la mostra Dreamers dedicata al 68, che è trovata al Museo di Roma in Trastevere, che però è finita il 2 di settembre. È veramente un peccato perché ve la sto segnalando ora che siamo postumi, però è stata una mostra veramente bella, nel senso organizzata bene, con un prezzo del biglietto umano, bisogna dirlo anche,
Ma è veramente un percorso che riguarda sia l'aspetto politico, culturale, musicale, artistico, giornalistico, quindi noi seguiamo proprio tutto un percorso legato al 68, da gennaio a dicembre, e con i grandi avvenimenti, con le grandi news che hanno ovviamente caratterizzato tutto, però è stato molto interessante perché è una mostra che nasce dall'apertura degli archivi dell'AGI, ovvero dell'Agenzia Giornalistica Italia, e grazie a un percorso fotografico alternativo, con testi, ci sono un sacco di citazioni, ci sono filmati, eccetera, eccetera. È stato anche ricostruito un cinema studentesco del 68, eccetera. Quindi seguiamo proprio avvenimenti mondiali, ma anche nazionali, le grandi proteste traumatici di tutto il 68, che sono stati sicuramente il Vietnam, la primavera di Praga, poi la fine della primavera di Praga. Ci sono stati avvenimenti invece anche le proteste studentesche a Roma e in tutto il mondo, ma soprattutto vediamo anche i personaggi che hanno caratterizzato il 68. Ci sono tantissime figure di rilievo, c'è Bobby Kennedy, c'è Martin Luther King, tanti italiani, c'è il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, insomma, è stata molto bella secondo me perché è riuscita a raccontare proprio un anno fondamentale per la storia dell'umanità, dove forse il messaggio chiave era quello di magari falliremo e abbiamo fallito perché la generazione del 68 ci ha sbattuto la testa e quella è la cosa bella, però nonostante questo e nonostante averci messo la faccia e essersi preso le manganellate, è stato un anno dove tutti volevano far sentire la propria voce, hanno cercato di protestare, di mettersi in prima fila contro le ingiustizie che stavano avvenendo ed è stato l'ultimo anno dove effettivamente queste proteste sono state così globali e così forti ed è secondo me una mostra che vuole cercare di dare il messaggio che tutto ciò è possibile, tutto ciò è successo e noi un po' da quello spirito che non è rassegnato a ciò che sta succedendo dovremmo prendere ispirazione. Io lo credo fortemente. Comunque, insomma, mi dispiace che sia finita, io ve la sto suggerendo ora. Se non mi seguite su Instagram, comunque l'avevo già suggerita, spero che qualcuno di voi l'abbia vista e insomma, secondo me è stata bellissima. Passiamo invece alla categoria amenità e frivolezze, ovvero quella dove un sacco di persone abbandoneranno il video, ma questa è l'area beauty, l'area vestiti, l'area un po' insomma delle cose che hanno meno spessore intellettuale. Questo mese devo dire non ho fatto grandi acquisti perché non sono tenuta ovviamente ad acquistare continuamente e io sapete che cerco di non spingervi ovviamente all'acquisto compulsivo mai, non è una cosa che mi piace fare, però vi racconto che cosa ho preso e che cosa mi è piaciuto moltissimo. La prima cosa è sicuramente la candela di Lost Island di Cozy Corner Candles perché ha un profumo buonissimo e poi io sono una fan di Lost sfegatata. Calcolate che ho deciso solo quest'anno di non tatuarmi il palmo della mano con Not Penny's Boat ed è stata dura e comunque in ogni caso è buonissima, è perfetta, proprio dedicata, quindi la sto adorando, non riesco ad accenderla perché mi dispiace, giuro mi dispiace, comunque insomma come sempre vi lascio anche giù il link al sito di Cozy Corner Candles perché saranno disponibili ancora. Questa faceva parte della Summer Collection, che è una limited edition, ma in realtà qualcuno è ancora disponibile, quindi insomma, giù trovate tutti i link. Passiamo invece al make-up. Da Lush ho preso questa che è la Jelly Mask, non le avevo ancora provate, ma non potevo lasciarla lì. La consistenza è veramente gelatinosa. È un po' inquietante effettivamente a vederla, me ne rendo conto, ma è top. Io ho preso Just to Clarify della serie delle Jelly Mask e è questa consistenza gelatinosa, che in realtà una volta sfumata in faccia è come una maschera normale, insomma, ed è ottima perché questa è una maschera illuminante, però fa anche un leggerissimo scrub. Io che ho la pelle secca come il deserto del Sahara, spesso devo farlo lo scrub, però mi risultano sempre molto aggressivi. Questa ha tipo come una sabbiolina leggerissima dentro che mi tira via tutta quella pelle secca, squame, quelle squame da serpente che ho sempre io in faccia. E effettivamente l'effetto illuminante è molto evidente dopo che l'hai messa, ovviamente non è abbagliante, però si nota proprio la differenza sulla pelle, è molto morbida, il profumo è molto neutro, quindi non è fastidiosa. Tenuta su un quarto d'ora forma questa sorta di gelatina compatta, si riesce anche a staccare a piccoli pezzi, se no si sciacqua via con l'acqua. Comunque io è la prima che provo e mi è piaciuta molto, quindi io
ora appena finirò questa cercherò anche di vedere se trovo qualche altra maschera che mi piace da provare. E insomma, come sempre, Lush rimane uno dei miei store preferiti perché fa sempre cose molto molto adatte, molto giuste, molto belle. E come sempre, se non lo sapete, una volta finiti i vasetti li potete riportare allo store e ogni 5 vasetti vi regalano una maschera. E quindi, sempre invece legati proprio al make-up, ho fatto per la prima volta un acquisto sul sito di Moolak. Se non lo conoscete, Moolak è un brand italiano nato da una make-up artist che si chiama La Sindina e che ha tantissime cose di base naturale o comunque cerca di promuovere un make-up di base naturale. Io l'ho sempre adocchiato, ma non ho mai trovato qualcosa che mi ispirasse davvero davvero davvero, comunque non ho mai avuto grandi stimoli. Comunque insomma, alla fine ho fatto il mio primo acquisto. E la cosa che sto sicuramente usando di più è questo, che si chiama Dewy Mix, che è un olio contenente delle particelle argentate di argento puro, che praticamente prima del make-up, prima, boh, io lo do anche la mattina normale, infatti si vede quanto ne sto usando, si dà sulla pelle e aiuta a mantenere, è un olio secco, quindi aiuta a mantenere la pelle idratata senza ungerla troppo, ma tanto io, ripeto, ho il deserto del Sahara, non la pelle, e quindi mi mantiene la pelle molto idratata, si assorbe però, quindi non è un effetto solo coprente di oleame vario, brutto e fastidioso, comunque è veramente ottimo. Si chiama Dewy Mix. L'altra cosa meravigliosa che io invece ho scoperto su Moolak, ve la faccio vedere perché ho la palette così aperta, non è tutta la palette, nel senso mi piacciono molti colori della palette, anche se devo dire che pensavo questi due fossero molto più scriventi e un po' diversi, cioè in realtà questo mi piace tantissimo ma non è così pigmentato come pensavo, ma in compenso questo shimmerino copper molto rossiccio, molto aranciato è bellissimo, non pensavo mai l'avrei detto per un colore shimmer, ma è veramente bellissimo, lo sto cercando di mettere in qualsiasi sperimentazione di trucco che faccio, ce l'ho su ora, è veramente molto potente, molto bello. Adesso vi faccio vedere la cosa che fanno tutte le beauty guru, questo è il mio dito completamente così e guardate quanto scrive, cioè è bellissimo. Ne vorrei 8 quintali. È una marca che vi consiglio molto, soprattutto perché ha un inci molto buono. Tutto ciò che vende ha un inci ottimo. Sono rimasta invece delusa dai rossetti, nel senso che ne ho preso uno. La size è veramente piccolissima per il prezzo e l'effetto è un po' vernice, almeno su di me quello che ho preso. E io ho preso Stay Wild della Brave Collection, che mi piace molto come colore perché sembrava molto fucsia, cioè a vederlo sembrava molto fucsia, poi ossida e dà quell'effetto un po' corallo, tra il fucsia e il corallo, che mi piace molto, l'avevo nel video del recap del summer, però l'effetto mi sembra molto vernice, non è brutto da tenere sulle labbra così, però proprio bisogna dargli un po' di passate perché non mi fa impazzire, comunque insomma avete capito. Ultimissima sorpresa che ho comprato per caso, non so nemmeno dirvi bene perché, è questo, che è Bad Girl Bang di Benefit. Allora, io non uso spesso il mascara, perché non ho neanche queste ciglia panoramiche così, mi appesantisce, mi dà fastidio all'occhio, io odio sentirmi cose nell'occhio, insomma, non so se ha senso, tutti amano il mascara, io no. Poi odio struccarmi col mascara, sono pigra, ragazzi, a dei livelli che nemmeno voi umani. Però ero curiosa, io ho sempre usato il Roller Lash di Benefit e mi sono sempre trovata molto bene perché le definisce molto. Poi era un po' che sentivo parlare di questo mascara, c'era la mini size a 10 euro, forse 12, comunque insomma per quanto lo uso io questo sapete quanto durerà, cioè mille mila anni, e devo dire che sono rimasta impressionata proprio all'ennesima potenza, nel senso che pur avendo questo scovolino che non mi dice nulla, anzi su di me probabilmente non funziona neanche, fa veramente un effetto cioè così. Poi io nessun mascara riesco a usarlo da solo, nel senso che anche ho sempre usato Dior Show prima e l'ho amato per anni, però è un mascara molto pesante, quindi ho dovuto sempre usare
un mascara a compendio che mi evitasse l'effetto ragnatela sugli occhi. Io ho sempre fatto così, infatti usavo Dior Show e It's Real di Benefit, ma questo mi sta piacendo moltissimo, molto 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 molto, e devo dire mi ha sorpreso, anche perché ora ho proprio voglia di mettermi il mascara, mi piace mettermelo, cosa che non succedeva da mai, perché no, ma non è che succederà spesso, perché poi ripeto, la sera devo arrivare a struccarmi, io odio struccarmi, anche se lo faccio sempre, bisogna sempre struccarmi. Mi raccomando, ragazzi. Comunque, questi erano i miei preferiti del mese. Fatemi sapere voi che cosa avete letto, cosa avete visto, se avete ascoltato un sacco di musica bella. Insomma, fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri acquisti e le vostre esperienze più belle di quest'estate. Io direi che per oggi è tutto. Vi ricordo solo che se volete fare gli acquisti Amazon, giù c'è il mio link. Ci sono i riferimenti invece a tutto quello che vi ho segnalato. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Direi che per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!